Col DG unionista Filippo Vetrini, un successo 3-1, per me netto, per il tecnico avversario no, l'avrai sentito anche tu magari, non lo so, e cosa puoi dirci tu a proposito? Ma non lo so, insomma, l'anno scorso allenava gli juniores regionali del Cascina, perché non ci dimentichiamo che del Ponzacco non hanno nulla, è il Cascina. Probabilmente l'area dello Zecchini, insomma, la prima volta a vedere uno stadio in questa maniera mi ha fatto confondere le maglie, penso, non lo so, insomma, mi sembra che, insomma, giudicare la prestazione, la vittoria del Grosseto mettendola in discussione oggi, a parte 10 minuti dove abbiamo avuto un pochino di sbandamento sul 2-1, sia, insomma, ogni opinione è rispettabile, però penso che l'allenatore abbia visto un'altra partita. Sull'episodio del rigore concesso e poi c'è stato il fuorigioco? Allora, secondo me dalla tribuna il fuorigioco sembrava piuttosto netto. Rivedendolo non mi sembrava neanche rigore, quindi mi sembrava che Nannetti fosse abbastanza in anticipo, quindi credo che anche quello sia un episodio al quale Ponzacco non si possa assolutamente appigliare. Senta direttore, calciomercato chiuso, e col calciomercato chiuso si tirano un attimo le somme di una squadra che oggi ha messo in campo diversi nuovi giocatori, si è visto l'esordio in casa, diciamo così, di Ambo, che ha disputato a mio parere almeno un'ottima partita come incontrista, ma soprattutto il trio d'attacco confermatissimo dopo l'ottima prova di Città di Castello sta dando sempre più garanzie. Io credo che naturalmente la rivoluzione che abbiamo operato nel mercato di dicembre e in quello di gennaio era volta a migliorare le prestazioni e la classifica del Grosseto. Lo score oggi dice che in 9 partite della gestione Lamione abbiamo fatto 4 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, che sulla quale qualche cosina avrei anche da ridire per il secondo tempo messo in campo, però io sono abituato a rispettare il verdetto del campo, a differenza dell'allenatore del Ponzacco, e di conseguenza credo che al momento questa operazione che abbiamo voluto fare stia dando dei risultati eccellenti. Filippo, un'ultima cosa, 9° posto, classifica come avevamo già preannunciato e sperato lunedì anche al biancorosso, che vede il Grosseto nella parte sinistra del campionato, insomma la parte sinistra del tabellone. Allora, secondo me, ripeto, come ho detto lunedì al biancorosso, il dirigente deve guardare le squadre che ci seguono e cercare di uscire dalla zona particolarmente pericolosa il prima possibile, e domenica a mio avviso avremo a Città di Castello uno scontro decisivo in tal senso. È naturale che il tifoso del Grosseto vede il Gavorrano a 5 punti e di conseguenza è giusto sognare, secondo me, quando la squadra sempre più durante la partita esprime il bel calcio di Città di Castello e quello che abbiamo fatto, secondo me, per gran parte del secondo tempo oggi, ma anche durante la prima frazione, è giusto sognare. Poi quello che ci siamo detti all'arrivo della proprietà Lamioni era quella di cercare di evitare i playoff per quanto riguarda l'obiettivo. Layout. Scusate. Anche perché la Pianese non si riprende più probabilmente, quindi è giusto sognare. Se riusciremo a fare questo miracolo sportivo ci autoapplaudiremo, e qualora non dovessimo farcela, l'importante è riuscire a raggiungere una zona di classifica tranquilla il prima possibile. Grazie mille. C'è un attimo. Ci dicono che possono arrivare anche dei provvedimenti, altri provvedimenti di DASPO da parte della Questura di Siena, per quanto riguarda, sembra,
l'accensione di un fumogeno al ristorante di qualche tifoso. Ecco, io per quanto riguarda il lavoro delle forze dell'ordine e degli inquirenti, massimo rispetto, quindi se prenderanno, se hanno preso questo tipo di decisione, è sicuramente da rispettare. Io credo che la tifoseria del Grosseto fino a questo momento si sia distinta, perlomeno dal nostro arrivo, per una correttezza e per un amore verso i colori biancorossi veramente encomiabile. Se poi l'obiettivo è cercare di fare le partite a porte chiuse oppure di far allontanare gli spettatori dagli stadi, ecco, mi sembra che questo tipo di provvedimenti vadano in questa direzione. Siccome a Piancastagnaio e ad Altopascio ero presente personalmente all'interno del settore ospiti e non è successo assolutamente nulla, perché il bello della tifoseria del Grosseto è che nel settore ospiti c'erano anche delle carrozzine con dei bambini, ecco, credo che ci vorrebbe un pochino più di attenzione prima di prendere dei provvedimenti così restrittivi. Perché anche a Città di Castello, nonostante fossimo dall'altra parte, non mi sembra che ci siano stati degli episodi, addirittura qualche cosa mi è sembrato abbastanza grottesco, leggendo il comunicato del giudice sportivo, perché il lancio di un panino al prosciutto io in vita mia non l'avevo mai sentito. Di conseguenza credo che i tifosi, del Grosseto, da parte della società e da parte della proprietà, hanno tutto il nostro appoggio e l'augurio è che quello che continuino a stare vicino alla squadra come stanno facendo in questo momento, magari in maniera sempre più numerosa.